Fondo Italia a Bormio per il raduno della nazionale italiana di sci alpinismo. La squadra è quella Milano Cortina 2026 ed è quella Sprint, la squadra che tra un paio d'annetti si cimenterà proprio qui sulla pista Stevio di Bormio per la prima edizione per ciò che riguarda lo sci alpinismo a 5 circhi. Ci troviamo con la padrona di casa Giulia Compagnoni dalla Val Furva, quindi vicinissima a questi prati, a queste zone. Giulia, buongiorno, come stai? Come stai innanzitutto? Ciao a tutti, ma diciamo che questo periodo non sono al massimo della forma, ma ci sta dopo la stagione scorsa che è stata molto impegnativa sia di appuntamenti che di allenamenti e adesso siamo in periodo di carico, quindi comunque un po' di fatica si fa sentire, però con poi le settimane di scarico si cercherà di recuperare per essere pronti poi per le prime sedute sulla neve a Stelvio. Come è giusto che sia comunque in estate, il periodo in cui si mette la fieno in cascina, come si suol dire, quindi la stanchezza forse fa parte del gioco. La stagione scorsa dicevamo appunto quella in cui da fuori squadra sei rientrata e ti sei ricavata le tue grandissime soddisfazioni, forse la tua stagione migliore di queste ultime annate. Sì, l'anno scorso era stata una stagione stranissima perché non mi sono fatta aspettative su niente. Ho detto mi alleno, se andrà bene andrà bene, se no pace. Io ho dato il massimo e alla fine ho iniziato con le prime gare bene e ho finito col mezza lama e la vittoria. Meglio di così non poteva andare. I mondiali sono arrivata proprio al massimo della forma e anche lì è andata davvero bene. E poi al di là dei risultati, la scorsa stagione è stata proprio bella perché non sentivo quella fatica che solitamente si prova quando non si è in forma e quindi è passata anche veloce, quindi nonostante tutto sono stata veramente contenta. Quale pensi sia stata la chiave di volta? A livello mentale credo sia stata la svolta perché prima negli anni precedenti magari mi facevo problemi sui pareri degli altri, devi far così, devi far così, invece ho proprio resettato il cervello e ho detto faccio quello, seguo un programma, è quello, senza guardare gli altri. Per me le cose giuste a fare sono queste, ho seguito quello senza farmi influenzare, direi che è andata bene. Chi ti sta vicino? Chi è stato che ti ha fatto capire questa cosa? O è partita direttamente dalla tua testa? Ma a dire la verità è partita da me, perché anzi, le persone vicino vedendomi negli anni precedenti non così felice mi dicevano forse è meglio che cambi. E invece alla fine poi ho detto non ho niente da perdere, ci provo. Poi grazie ai genitori, grazie al fidanzato, direi che il supporto è fondamentale. Beh, cavolo, questo è un bellissimo esempio. Mai mollare perché sì, sappiamo che ha attraversato anni non facili con la perdita di amici vicinissimi e ha saputo comunque reagire. Brava Giulia, davvero. Che cosa ti aspetti per questa stagione? Ma al di là, no, non mi faccio aspettative perché ho visto che è forse la chiave di svolta. Vedrò le prime gare un po' come sono messa e da lì poi programmerò un po' la mia stagione. Comunque sarà la Coppa del Mondo e non mi dispiacerebbe fare il Pierramenta per una volta, che è l'unica gara che ancora mi manca. E la Patrouille vedremo poi, perché la stagione è lunga e ci sono tanti appuntamenti, quindi vedremo poi di mano a mano. Giulia, stai parlando di gare lunghe, di long distance, e qua ci stiamo allenando per la sprint olimpica. Come vedi il tuo futuro da sprinter? Tuo presente? Ma fino adesso riesco a conciliare abbastanza entrambe, anzi, le gare lunghe mi aiutano un po' a scaricare la mente nei confronti degli appuntamenti corti, quindi secondo me va bene un po' non focalizzarsi totalmente, perché poi sappiamo le sprint può succedere di tutto, i minuti sono pochi, basta sbagliare un cambio e la gara ormai è compromessa. Sicuramente sono gare che arriveranno a fine stagione, quelle di lunga distanza, quindi non interferiscono con la Coppa del Mondo, quindi prima ci focalizzeremo sulle sprint e poi si vedrà in base alla forma. Gare sprint nelle quali se si sbaglia sei fuori, questo è un dato di fatto. Qual è il fattore tecnico su quale devi allenarti di più secondo te? Allora, secondo me è soprattutto i cambi e rimettere gli sci agli scarponi, lì fatico parecchio, non so se è una questione proprio perché l'ultimo cambio di stanchezza o altro e lavorerò su quello e ci stiamo allenando anche su lavori corti, quindi di esplosività in modo tale da mantenere una certa frequenza o ritmo per tutta la gara.
È fondamentale anche, credo, allenare questo aspetto del cambio dei materiali sotto sforzo, perché farli da freschi è una cosa, farli con poca lucidità è totalmente un'altra cosa. Quindi arrivare già affaticati e insistere sul cambio dei materiali. Esatto, e soprattutto perché forse il primo giro le qualifiche sei più fresco, poi mano a mano andando avanti con i quarti, le semifinali e se si arriva e si è fortunati alle finali, la stanchezza aumenta sempre di più e bisogna mantenere sia la concentrazione, perché non è facile, quattro volte con magari tempi di recupero di un'ora, mantenere la concentrazione, sia proprio andare a fare i cambi nella maniera corretta. E lo smaltimento dell'acido lattico è fatto fondamentale. Tu come sei messa a recupero? Al recupero cerco proprio di isolarmi durante le gare, di non ascoltare la gente, proprio cerco di proprio stare tranquilla, perché credo che con la tranquillità si riesca a dare il meglio, a parer mio. C'è chi invece ascolta la musica potente per ricaricarsi, io invece più sto tranquilla, meglio è. Brava, da vera donna di montagna. Grazie davvero Giulia Compagnoni, buona estate e buon Grazie, inverno. grazie a voi.